Sono Elena del benesseroolistico.com. Continuiamo a parlare di autunno e di teoria energetica e di medicina tradizionale cinese. L'autunno, come abbiamo visto, è abbinato all'elemento metallo e il meridiano energetico corrispondente è quello di polmone. Quindi in questi mesi è importante porre attenzione al nostro apparato respiratorio. Dobbiamo quindi stare attenti a cosa respiriamo, a come respiriamo e a portare maggiore attenzione proprio ad un discorso di salute e di benessere. Andremo quindi, per cercare di stare meglio nei mesi invernali, a purificare i nostri polmoni. Cosa vuol dire? Vuol dire gite fuori porta, vuol dire stare il più possibile all'aria aperta, ma anche concentrarsi su esercizi mirati, quindi via libera ad un discorso di yoga, di pilates e di tutte quelle tecniche, diciamo fisiche, come il tai chi e il qigong, che pongono anche l'attenzione al respiro. Sono esercizi che possiamo fare anche in autonomia, a casa nostra, con tranquillità, senza neanche, come dire, forzarci troppo, perché l'importante è prendere consapevolezza del nostro meridiano energetico e del nostro apparato respiratorio. In questa stagione è normale soffrire di tosse, di raffreddori, anche perché, secondo la medicina tradizionale cinese, il meridiano di polmone sfrutta proprio questi mesi per produrre muco in modo da purificarsi, in modo da riuscire ad affrontare poi meglio l'inverno senza le tossine presenti al suo interno, tossine naturali che arrivano proprio per un discorso di vita quotidiana. Quindi, oltre a prestare attenzione alla respirazione, possiamo sfruttare questi mesi per dedicare attenzione anche alla nostra voce. Quindi pensate magari ad un discorso di iniziare un corso di canto, oppure banalmente di canticchiare in macchina, un modo per aumentare naturalmente la capacità polmonare. E poi dedicatevi anche del tempo proprio per il movimento fisico, perché anche questo aiuta e non poco i nostri meridiani energetici. Infine, il meridiano di polmone vive bene nel giusto livello di umidità, quindi dobbiamo assolutamente stare attenti anche alla qualità dell'aria nella nostra abitazione, nei nostri spazi lavorativi. Quindi è importante anche usare dei deumidificatori o, ancor più e ancor meglio, degli oli essenziali che vadano